dovrei ben scusarmi dal mio italiano in questa sede all'Accademia della Crusca, ma vogliamo ringraziare Lino Leonardi per averci invitati a partecipare e a contribuire con una breve relazione alle celebrazioni dell'OVI, ma ancora più importante per noi è stato il suo invito da nuovo direttore dell'Opera a continuare a collaborare, di cui ringraziamo anche sentitamente. Un ringraziamento particolare da parte di tutta la nostra comunità va a Paolo Squillaciotti e a Per Larsen per la loro collaborazione per molti anni e per il loro generoso insegnamento. Molti nostri studenti ci hanno ricordato l'importanza dell'insegnamento di Paolo e di Per durante i periodi che hanno passato da stagisti al OVI, ma anche virtualmente nella correzione delle voci, ed alcuni come Charles Levitt, adesso assistant professor all'Università di Reading, e James Creasel, che è un assistant professor a Villanova University nella Philadelphia, ci hanno ricordato l'apprendistato in filologia italiana che hanno fatto con loro, anche durante varie colazioni alla latteria. L'esperienza è stata molto di più che semplicemente imparare a scrivere voci, anzi la ricordano come fondamentale per la loro formazione da studiosi. Ma infine, soprattutto, un ringraziamento sincero e affettuoso a Pietro Beltrami, a lui soprattutto grazie per averci dato fiducia 25 anni fa o più e aver continuato a darcela, e senza fare tante storie, ma voglio raccontarvi un po' la storia di questo incontro. Ora è giusto naturalmente che si celebrino le tre corone in questo convegno allo stesso tempo che si celebrano i primi 30 anni dell'Istituto Opera Cia Nere, Opera del Vocabolario, e in effetti ci sono due temi di studio che stanno alla base delle attività dell'Università di Notre Dame nel campo dell'italianistica e che hanno sempre informato anche la nostra collaborazione antica con l'OVI: Dante da una parte e la storia della lingua dall'altra. In effetti la nostra collaborazione con l'OVI nasce formalmente nello stesso anno della creazione del William A. Catherine Devers Family Program in Dante Studies nel 1995. Per noi, credo di poter dire, facendo un po' di bilancio, i due più importanti risultati a livello internazionale del nostro gruppo a Notre Dame nei primi 20 anni della nostra attività sono finora la collaborazione con l'OVI da una parte e la nostra collana dantesca dall'altra. Ora, l'importanza di Dante per i nostri studi di oltreoceano non ha bisogno di molti commenti, se non che a Notre Dame gli studi danteschi si basano su una raccolta di libri rari, la Jan Ezam Dante Collection, costituitasi all'inizio del Novecento, nello stesso momento in cui si organizzavano le raccolte essenzialmente di edizioni dantesche del 400-500 di Harvard e di Cornell. Negli ultimi anni abbiamo rinnovato un programma di acquisizione e accresciuto la biblioteca, soprattutto con 500 pertinenti allo studio della storia della lingua italiana, in particolare libri importanti per capire il ruolo dei capolavori delle tre corone nella grammaticalizzazione della lingua italiana e nell'alfabetizzazione degli italiani nel periodo post prose della volgarlingua, cominciando dalle edizioni commentate di Dante, Petrarca e Boccaccio e dalle grammatiche basate su di loro, oltre che dai dialoghi coevi in cui si dibatteva la questione, che come Dionisotti ci ha insegnato non era per niente futile.
E abbiamo anche perseguito questo programma di nuove acquisizioni, non senza una certa attenzione per la letteratura in dialetto, settore in cui abbiamo anche iniziato negli ultimi anni a raccogliere libri rari, data la natura spesso effimera della forma di pubblicazione, soprattutto di letteratura italiana in dialetto moderna e contemporanea. Questo interesse per la storia della lingua, che è poi diventato una caratteristica importante della nostra didattica a Notre Dame, deriva dai seminari di Edward Tuttle all'Università di California a Los Angeles, grazie al quale da ragazzo ho potuto seguire vari corsi di storia della lingua, anche con Cecil Grayson quando venne come visiting professor a Los Angeles e con Gianfranco Folena a Padova, dove a quell'epoca l'Università della California aveva ancora un bel programma di studio all'estero. E scusate questi ricordi da vecchio, ma le genealogie e i rapporti umani che hanno legato e legano tuttora gli studi di italianistica d'oltreoceano vanno conservate e sviluppate, e la memoria svolge anche un ruolo importante in questa operazione. Un risultato di questi rapporti storici fra la California e la storia della lingua in Italia, il mio prof Chiappelli a UCLA era stato allievo di Migliorini, è stato che da più di 20 anni si offrono nell'Indiana regolarmente corsi generali di storia della lingua italiana, prima basati sulla storia di Migliorini, come ora sul Marazzini e Bruni, Tavoni, eccetera, ed altri. In un contesto statunitense, questi corsi generali di storia della lingua hanno reso possibile la collaborazione dei nostri studenti e giovani colleghi con l'opera. In effetti, nel nostro contesto, dove non esiste la filologia e dove è impossibile affrontare in modo adeguato la storia della letteratura italiana, attraverso lo studio, per così dire, propedeutico della storia della lingua, si permette allo studente bravo statunitense di acquisire e interiorizzare un senso dell'insieme e alcuni dei meccanismi interni, per così dire, della lingua e della cultura italiana. Un senso dell'insieme che può far da base per studi e ricerche più avanzati anche dove mancano altre basi culturali. Tutto questo è per dire che la collaborazione fra Notre Dame e Lovi nasce per e continua a nutrirsi di una motivazione fondamentalmente pedagogica, per così dire, per cui la possibilità di collaborare direttamente con un progetto del livello scientifico, della risonanza scientifica dell'OVI, rappresenta per noi, e non solo per noi di Notre Dame, ma anche per gli studi di italianistica statunitensi, una sorta di lifeline vitale e un collegamento fra tradizioni di studio italiane e statunitensi che dà la possibilità di continuare e espandere sia la ricerca che l'educazione nel nuovo contesto globalizzato dei nostri studi. È per questo motivo che stiamo ora cercando, come vi dirà Demetrio, di ampliare la rete dei collaboratori nordamericani oltre Notre Dame nella prossima fase delle nostre collaborazioni. Ma vi voglio anche raccontare com'è nata questa collaborazione. Già all'inizio si partiva fra Dante e storia della lingua, visto che ormai 30 anni fa ho conosciuto Zig Baranski, con cui iniziavamo conversazioni dantesche, anche se non alla latteria, in qualche pub. Parlando in linea teorica con il nostro amico Mark Olson, si diceva, cioè Olson, che come Pietro ha raccontato poco fa, parlando con Olson, che dirigeva all'Università di Chicago il progetto Artful, American and French Treasury and French Research on the Treasury of the French Language, e loro avevano appena iniziato a distribuire in rete il loro database della lingua francese,
si diceva che sarebbe stato interessante proporre un progetto simile ai colleghi in Italia. Sembrava una cosa un po' folle in realtà e magari anche presuntuosa presentarsi all'Accademia della Crusca e all'OVI e proporre un progetto del genere da parte nostra, ma tramite Giulio Lepschi, collega di Baranski a Reading, abbiamo avuto l'introduzione e l'appuntamento per presentare la nostra idea a Beltrami. Ora, in base alle poche ma non particolarmente entusiasmanti esperienze che avevo avuto fino a quel tempo con l'Accademia Italiana, infatti Marziano Guglielminetti mi aveva traumatizzato qualche anno prima nel discutere con lui la pubblicazione di un saggio mio da quando ero molto giovane. In base a queste esperienze poco entusiasmanti, ma poi ci siamo visti dopo e abbiamo fatto, è stato molto gentile, prevedevo lunghe, estenuanti discussioni, preventivi, burocrazia a non finire. A dire il vero, ero anche un po' preoccupato dal fatto che in effetti io e Olsen non avevamo i titoli, per così dire, presentarci a Pietro Beltrami e ai suoi colleghi. La proposta l'abbiamo scritto su un tovagliolo di carta in volo da Chicago, quasi al bar, insomma. E per chi di voi non conoscesse Olsen, anche se un po' che non lo vedo, a quell'epoca portava i capelli in questo gigantesco afro al di sopra dei suoi 2 metri di altezza e vestiva con giacca di pelle nera e gli stivali più da Hell's Angels che da uno che veniva dall'Università di Chicago. Non potevo neanche dirglielo a Olsen, ma ero non poco preoccupato dell'impressione che avremmo fatto noi ai illustri esponenti del mondo accademico italiano, con indirizzo niente di meno all'Accademia della Crusca. Ora, voi tutti che conoscete Pietro potete bene immaginare la sua reazione sia alla nostra presenza, e veramente eravamo poco presentabili pensandoci ora, che alla nostra proposta. Per quanto riguarda la prima, come si dice, non ha fatto una piega, mentre per la proposta di collaborare alla distribuzione online, alla creazione di un consorzio che poi sarebbe diventato Italnet, di Digital Humanities, non esisteva ancora questo termine. Dopo non più di un quarto d'ora, con piglio, punteggiando il detto con il suo toscano, Pietro dice «si farà», il che ci ha riempito di incredibilmente di allegria e gioia. Ora, le prime fasi della nostra collaborazione sono ben documentate in un bell'articolo di Christian DuPont, uno stretto collaboratore del nostro gruppo di allora che da grande è diventato direttore della sezione dei manoscritti rari della biblioteca John G. A. Burns a Boston College. Ora Demetrio vi racconterà il passato più recente e quello che speriamo per il futuro. Come dicevo all'inizio, a prescindere dalla tecnologia, quello a cui tenevamo e teniamo tuttora è l'opportunità di collaborare a vantaggio dei nostri studenti che ora che Notre Dame offrirà un programma di dottorato in italiano saranno sempre più qualificati. Ma non tutti i nostri diventeranno professori di letteratura italiana come Creasel e Levitt. Per questo vorremmo continuare a collaborare con l'OVI per offrire l'opportunità di partecipare ad un progetto di Digital Humanities a studenti di vario livello e di diversi indirizzi disciplinari.